Amici di Diretta Sport, siamo tornati in diretta sempre dalla palestra Grazia Deledda via Santo Lussurgio di Stano, sempre per raccontarvi le finali regionali Under 14 femminile della FIPAV Sardegna. In campo per l'ultimo e decisivo atto la Silvio Pellico 3P di Sassari e la Polisportiva San Rocco. Un triangolare sulla carta, questa sarebbe la terza partita del triangolare, di fatto però è la vera finale perché entrambe hanno battuto 2-0. L'Ariete Oristano si è salita a quota 3 punti in classifica, quindi chi vincerà la partita di oggi, l'ultima partita del triangolare, a prescindere dal numero dei 7, alzerà il trofeo, vincerà il titolo Under 14 femminile della FIPA Sardegna. Presentazione delle squadre, la scoperta anche degli starting six, vediamo se saranno confermati o meno. Si parte con la Silvio Pellico 3P. Come starting six, presentazione dello starting six scelto da Mario Bassu, che è la Foscarini, Sofia Versano, Sofia Tanda, numero 14 per Giulia Sedemir, numero 32 per Aurora Balisai, Sara Betti con la numero 10. Allora, nessuna sorpresa, confermate le prime 6 che hanno vinto in 2 set contro l'Ariete Oristano. Tina Sanna per Gilda Marras, scusate, per Silvio Pellico, Eleonora Auras, numero 11 per Carlotta Nieddu, eccola qui, numero 18 Martina Sanna, numero 29 per Chiara Chessa, Gina Lora Secchi con la numero 6, confermata che lo starting six della Silvio Pellico 3P di Sassari. La partita consecutiva per la formazione sassarese, la terza per entrambe in giornata. Mattina le semifinali, la Silvio Pellico ha battuto 3-0 la Junior Sassari, San Rocco ha battuto 3-1 Buspini, poi la prima partita del triangolare ha visto San Rocco trionfare 2-0 contro l'Ariete Oristano, parziale di 25-13, 25-22. Seconda partita del triangolare, la Silvio Pellico Sassari ha battuto l'Ariete Oristano 25-23, 25-20, sudatissimo soprattutto il primo set, nonostante la formazione sassarese sembrava ad un certo punto in controllo, poi la rimonta, il tentativo di rimonta della Ariete Oristano è stato un passo per conquistare il set point nel primo set, alla fine invece è finita 2-0 anche quella partita, quindi tutto in parità, si decide oggi e adesso. Squadra campione della FIPAV Sardegna, il primo punto è di San Rocco con il muro di avversario. Ora Foscarini al servizio, San Rocco l'ha battuta questa terza e ultima partita di oggi. Lisai, Settembrini per Betti, il tentativo corto, poi la risposta con Uras. Tanda, l'alza ancora per Betti con un bagger, palleggio provato ad intercettare Nieddu, altro operativo d'attacco, bellissimo avvio di partita da entrambe le squadre, difese forti, scambio prolungato adesso con Tanda che cerca il tentativo sotto la rete, anche perché era complicato, molto vicino alla rete per evitare invasione,
numero 20. Terzo servizio, bagger lungo a finisce di rete dall'altra parte, Betticher che ha il tocco di prima intenzione, adesso può andare sull'attacco costruito, tocco però abbastanza simile a due mani e non porta il punto, Settembrini in difesa, poi Betti adesso può schiacciare, ma sempre morbida la numero 10, tentativo sotto rete centrale Foscarini, bagger molto vicino alla rete ancora, prova il primo punto. Silvio Felix, tocco decisivo, dovrebbe essere stato primo servizio in questa partita di quella che ha tutti gli effetti la finale della FIPAV Sardegna per la categoria Under 14 femminile, affidato a Matilda Marras, direzione di Messi, poi tanta gliela alza, adesso schiaccia con potenza il muro della Silvio Felix che rimette subito in parità il discorso. Cambio precedente, tanti tocchi morbidi di Betti, giocatrice se volentieri riesce con la sua potenza a mettere giù punti importanti, stavolta è stata murata, qui murata anche il tentativo di Aversano che è un altro tentativo, Betti stavolta va con il pallonetto lungo linea, va comunque ad attaccare niente su un pallone complicato, palla alzata per Foscarini che la manda sulla rete. Prova il 3-2, 3-0 di parziale per le Sassarini dopo l'iniziale 2-0 di San Rocco. Adesso arriva la parità sul 3-3. Sposta immediata. Punto a punto questo bellissimo avvio di primo set tra le squadre, non devono fare calcoli, devono solo pensare a vincere per portarsi a casa il titolo. Tanda l'alza per Betti che prova a metterla giù, buona la difesa sassarese in tuffo Aversano, poi Betti con questo tocco non riesce a trovare il punto, ci riprova altro pallonetto, vincente la Rocco torna avanti, altro parziale di 2-0 per la formazione nata da Mario Basciu che va avanti 4-3, addio super equilibrato, qui errore in ricezione di Secchi, si salva la Silvio Pellico. Vede però il tentativo d'attacco a San Rocco, Tanda cerca al secondo tocco, schiacciata di pura potenza di Sanna, 4-4, cambio punto sul punteggio che è nuovamente in parità. Quindi la palestra Grazia Deledda di Oristano dove si stanno giocando le finali. Servizio out, parte di Urac, 5-4, ha cercato la potenza, Petrucci in maglia numero 17, Tanda al servizio, vittoria velenosa, che è in traiettoria, poi incontro torna avanti di due San Rocco, 6-4 adesso. Tanda, traiettoria lunga, poi palla alzata sotto rete per il tentativo buono stavolta di Sanna, buona però per la difesa di San Rocco, Betti schiaccia. Quella che trova le mani del muro, la chiama Secchi, poi Sanna deve andare solo con un bagger. Settembrini può andare
per l'attacco centrale con Balisai. La risposta di Niedu, c'è Betti che scambia con Settembrini, buona l'alzata della numero 14, poi palla molto alta che sfiora solamente il soffitto, palla sulla rete che cade a terra, il punto è della Silvio Pellico che torna sotto di 6-5. Che inizio però per queste due squadre, grande spettacolo di pallavolo in diretta su Diretta Sport, anche che fanno tutte le finali regionali. Il tocco morbido di Secchi, la chiama Tanda che può alzarla, ci prova Foscarini, va lunga, poi altro bagger alto, non tocca per il soffitto. Sanna, Betti, Settembrini, nuovamente per Betti che può schiacciare. Eccola qui, la schiacciata vincente di Sara Betti. Anche Giulio, punto numero 7. Adesso proprio Betti al servizio. Si salva la Silvio Pellico, bagger di San Settembrini, la alza per l'attacco di Betti dalla seconda linea, bagger che termina direttamente out con la Silvio Pellico, 8-5. È stato il punto non contentissimo, grazie alla sua palleggiatrice Mario Bassi. Betti, ricezione in bagger di Secchi, palla molto alta, Settembrini, stavolta l'alza per Foscarini, altro tentativo sotto rete, andrà dentro, dice che dentro San, dice che dentro l'arbitro, 8-6, cambio punto e servizio che torna nella metà campo della Silvio Pellico. Martina Sanna, Settembrini, l'alzata per Foscarini, palla lunga, buona la difesa della Silvio Pellico. Betti attacca la seconda linea senza successo, ci riprova Silvio Pellico, volta il tentativo lungo e out, 9-6. Allora Balisai al servizio, maglia numero 33 per lei, l'errore di sezione di Sanna, poi attacco non riesce a salvare. Il timeout Loris Bodini, ci fermiamo anche noi. Torna in campo dopo il timeout, altro servizio di Aurora Balisai, dopo l'ace è arrivato anche il timeout della panchina della Silvio Pellico. Qui l'attacco è di Foscarini, poi palla alzata per il tentativo di Secchi, Titano, la Silvio Pellico, è importante questo, 10-7, deve tornare a contatto la squadra sassarese. Chiesa, palla out, 11-7, torna avanti di 4, Sarroc che affida adesso il servizio a Giulia Settembrini. Non perfetta la ricezione di Secchi, poi Bagher anticipa, accompagna in tuffo, palla alzata per l'attacco sotto rete di Aversano, la risposta
la Silvio Pellico, tanda cerca il miracolo. L'invasione però è della Silvio Pellico, con il secondo momento di tanda. Del 12 a 7, prova a fuggire sul più 5 adesso questa volta. Il tentativo di schiacciata va verso la posizione centrale, altro tentativo di 13 a 7. Servizio Scarinin tuffo, la manda dall'altra parte, qui l'alzata di Marra, alzata vincente 19, torna sul meno 4 Silvio Pellico 3P. Betti, mentre si risistemava Caldamuscoli, riesce comunque ad intercettare il pallone, poi Tanda all'alzata per Betti che si è risistemato e può andare a schiacciare, certo, in lungo linea, però va out 10 a 13. Ora Betti in ricezione, Tanda la alza per il tentativo di alla out, altro errore di Sarroc, altro punto per Attilio Pellico che adesso rientra sul meno 2. Ma il time out a Mario Basso, ci fermiamo anche noi. Entrando la Silvio Pellico in partita, 13-15, parziale aperto, Secchi al servizio, non si è fidato, basta la canotta di avversario di due lunghezze. Tentativo di avversario che poi va sulla schiacciata di Uras, che riporta la Silvio Pellico sul 13-12. Cercato la prima fuga, Sarroc. Tanda, la palla alzata per Aversano che prova a schiacciare, Daniele Cosciante, Sani, nessuna va su questo pallone per il secondo tocco. Di comunicazione per la Silvio Pellico, porta il punto numero 14 subito, una volta finito l'attacco per la Ticella, adesso Sarroc torna sul più 3, cerca nuovamente la fuga, la seconda della partita nel primo set. Di San Niedu stavolta schiaccia bene, grande salvataggio di Balisai, poi Settembrini, bagger out.
il servizio di Matilda Marras, buona ricezione, palla alzata per Aversano. Altro errore di comunicazione della Silvio Pellico. Ma niente, due sanno che non hanno su questo pallone. Altro punto regalato. Per il 17-13, eccolo qui il secondo tentativo di fuga di San Rocco. Ancora con Sofia Versano al servizio. Agheralto non tocca il soffitto, ma si va molto vicino. Foscarini in tuffo. Tanda, Settembrini in palleggio dall'altra parte. Tentativo sotto rete Niedu. Poi Tanda, la palla alzata per Betti che sceglie il pallone. Andiamo in difficoltà il muro. 17-18-13 si aspettava qui Silvio Pellico, la schiacciata della numero 10. Invece è stata la scelta giusta. Siamo il time out europeo. Sentire il pubblico presente oggi a Oristano, palestra Grazia Deledda, ospitando l'ultimo atto della finale, del triangolare finale per quanto riguarda il titolo di una grande competizione femminile della FIBAF Sardegna. 19-13, la Silvio Pellico che concede un altro punto a San Rocco. Dopo il time out si gioca come è stato per le altre due partite del triangolare al meglio dei tre set, altro ace di Aversano, il terzo andando un po' a memoria, ce l'è in battuta. 7 punti di vantaggio per San Rocco. Qui ancora Aversano che sfiora un altro ace con l'aiuto del nastro. Si salva la Silvio Pellico, Betti a prendere questo pallone, poi il tentativo a due mani, ben letto dalla difesa. 21-13. Guarda che si gioca al meglio dei tre set, se ne vince due, è campione regionale a prescindere. Poi dei risultati con la rete Oristano, con entrambe le formazioni hanno vinto 2-0 contro gli oristanesi. Qui altra brutta ricezione, altro punto e altro ace per Sofia Aversano, che porta adesso sul più 9 San Rocco. Qui bagger in tuffo di Secchi, Sanna l'alza, il tentativo di Niedu. Betti, Tanda e nuovamente Betti che schiaccia Murata, poi reattivissima con il bagger, può riprovarci. Il pallonetto ben letto però dalla Silvio Pellico, che ha un'altra opportunità ancora con Niedu. 23-13, fugge sul più 10 San Rocco a due punti dall'1-0. Poi il pallone alzato, ci ritrova Niedu, stavolta con un bagger lungo, Aversano la chiama, Tanda va dalla solita a Betti, la tentativa con il pallonetto lungo, ben letto, ci prova Sana sotto rete, Betti al muro!
Novak in a disposizione 11 per andare sull'1-0 con Aversano al servizio. Non c'è stata più partita nel primo set, un primo set anche equilibrato in avvio. Qui Secchi, in un momento ha pensato di lasciarla, poi l'ha toccata Niedu, diagonale, out! 25-13, Sarro va avanti 1-0. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Squadre che tornano in campo per il secondo set dell'ultimo atto del triangolare finale regionali Under 14 femminili. Sarroch avanti 1-0 nel conto del set, ricordiamo gioca al meglio dei tre, quindi questo può essere già il primo per la situazione del titolo. Per le squadre delle due partite abbiamo fatto 2-0 a non bisogna fare troppi calcoli, bisogna solo vincere quest'ultima partita. Il primo set che è stato combattuto e equilibrato fino ad un certo punto, poi al secondo tentativo di fuga di Sarroch, Silvio Pellico non è più riuscita a restare in partita. 25-13 il parziale che permette alla formazione allenata da Mario Bassu di essere avanti 1-0. Primo servizio del secondo set per la Silvio Pellico, che attaccherà da sinistra verso destra rispetto ai vostri schermi, affidato alle mani di Matilda Marras. Nessuna variazione negli starting six. Ci sono Secchi, Niedu, Uras, Sanna e Chessa con Marras per la Silvio Pellico 3P, allenata da Loris Budini. Eccolo qui il primo servizio in panchina, Caboni, Virappu, Soggiu e Dettori. Il primo punto invece per Sarroch, che schiera Aversano, Betti, Settembini, Tanda, Balisai e Foscarini. In panchina ci sono Fugioni, Caboni, Concas, Monni e Giuda. Quanto riguarda la formazione di Sarroch, 0, protagonista assoluta, direi Sofia Aversano,
aveva chiuso lei in battuta al primo set con una quantità di ace importante per riprende lei subito con un ace che rischia di diventare due. Salva la Silvio Pellico. Tanda l'alza per Betti che schiaccia Murata. 3-0 San Rocco. Inizia forte il secondo set. Ora Versano al servizio, palla alzata per Niedu, cerca schiacciata lunga, poi tentativo di Tanda al secondo tocco, non trova il punto. Niedu, quest'altro tentativo. Va Uras. Servizio ace, traiettoria molto filorette, si è abbassata all'improvviso, è riuscita quasi ricezione San Rocco, evitare il punto numero 2. Prova con una traiettoria molto simile, ma con meno potenza stavolta. Prova Betti, mani del muro, palla che termina fuori dopo un bagger in tuffo. 4-2, San Rocco. Adesso Sofia Tanda al servizio. Traiettoria velenosa salvata dalla Silvio Pellico, può ancora schiacciare Betti, inutile tentativo di salvataggio in tuffo di Secchi, 5-2 San Rocco, torna avanti di 3. Tanda al servizio. Poi l'alzata per San, posizione centrale, Sembrini, l'alza per Betti, Secchi mette e toglie le mani all'ultimo, non cambia l'esito, 6-2. Contro parziale di 3-0. Di San Rocco dopo i due punti in fila messi giù dalla Silvio Pellico. Replicare il 3-0 iniziale del set di San Rocco. Qui adesso l'invasione fischiata contro la Silvio Pellico. 7-2 San Rocco. Primo tentativo di fuga in avvio di secondo set. Vi ricordiamo, essere già quello decisivo, bisogna vincere due set per vincere la partita. Tentativo di Foscarini dalla seconda linea, poi Sanna stavolta palleggia per Niedu, schiacciata che trova Tanda, poi Settembrini, curata da Sanna che mette giù, porta a casa il punto numero 3, 7-3. La Rocco in controllo. Silvio Pellico vuole rispondere presente dopo il blackout totale nella seconda parte di primo set. Ha visto mettere i punti a referto unicamente San Rocco. E chiude sul 25-13 alla fine, portando a casa l'1-0 momentaneo. Scanini, Settembrini, cercare Betti, cerca la diagonale profondo. Buona difesa di Niedu, poi cerca di attaccare, mano sinistra lunga e vincente di Secchi. Che tocco del capitano della Silvio Pellico, torna sul meno 3 la squadra sassarese. Attivo di pallonetto profondo.
Betti in ricezione, Tanda, poi Betti con un semplice bagger. Sanna può attaccare, no, la palla è alzata per Secchi, Tanda e poi sbaglia. E anche il cambio per Sarrocco proprio con Settembrini che lascia il posto a Fuggioni, cambio già visto nella partita contro l'Ariete Oristano. Carlotta Niedu, la battuta adesso per la Silvio Pellico, ricezione di Betti, poi palla alzata proprio per Betti. Tentativo diagonale profondo con un altro errore di comunicazione per la Silvio Pellico, vanno in due in bagger, poi non c'è nessun altro a seguire per il secondo tocco. Altro punto messo giù da Betti, adesso va al servizio, lotta a 5 per Sarrocco. Trova il più 4 Sarrocco. Rischia un altro ace Betti, prova il punto numero 10 Sarrocco perché non riesce la Silvio Pellico a rimandare il pallone dall'altra parte. Ancora Betti al servizio. Altro ace di Betti, 11-5, rischia un altro blackout la Silvio Pellico, chiama ancora il timeout Loris Bodini, correggiamo, chiama il timeout Loris Bodini. Giocare, altra battuta velenosa però della numero 10, sì, buon attacco di Silvio Pellico che ha un'altra opportunità con Secchi, numero 6 del set. Fino a Sanna al servizio adesso. Versano, bagger che rimanda il pallone dall'altra parte, ci può riprovare Secchi, altro tentativo in diagonale, prova Betti, poi Versano che schiaccia addirittura. Scelta vincente per il punto numero 12, doppiate le sassaresi da Sarrocco. Balisai al servizio, rischia di diventare un ace, Sanna bagger corto. 13-6. Sarrocco che prova nuovamente ad andare in fuga. Cambio allora per la Silvio Pellico, dentro Francesca Caboni con la maglia numero 13. Primo cambio queste finali, la formazione sassarese, dopo il posto Carlotta Niedu, ancora Foscarini, Secchi, palla alzata nuovamente, anzi no, per Marra, si mette giù il punto, numero 7, trova il palleggio indirizzato nuovamente a Secchi, invece c'è stata la volta per un attacco centrale. Con Matilda Marras, ha riportato sul meno 6, qui rischia la Silvio Pellico però
Bagher profondo, schiacciata da Ferma, Bagher di fronte, per arrivare su questo pallone, 14 a 7, ancora doppiare le avversario Sarrotto. Questo va al servizio con Martino, ha preso il posto di Giulio Settembrini, cambio già visto anche contro la rete di Star, però in quel caso al momento del servizio nella numero 12 era rientrata a Settembrini. Vola adesso sul più 8, ancora con Martina Puzzoni e la battuta un po' corta, poi il tentativo di Marras, Balizai, Tanda, Cacciabetti dalla seconda linea, Sanna, Bagher altissimo, poi complicatissimo per Secchi arrivare su questo pallone, 16 a 7, più 9 per San Rocco, il vario inizia a pesare in questo secondo set, Secchi prova a ricucire, Bagher corto sulla linea, sul filo rete, prova il punto la Silvio Pellico, una deviazione vincente, va a riprendersi il servizio. Cambio. L'ingresso nuovamente di Niedu al posto di Caboni, al servizio tocca Virginia Aurora Secchi, capitano come detto più volte in questa telecronica, in questa lunga diretta della Silvio Pellico 3P, abbiamo iniziato alle 15. Terza partita consecutiva qui la palestra Grazia dell'Edda, che vede San Rocco avanti 16 a 8 anche nel secondo set. Qui il tentativo centrale di Sofia Versano, migliore in campo se ce n'è una di questa finale. Terza partita, poi per i risultati maturati nelle precedenti due, diventata di fatto la vera finale del quadro femminile della FIBA Sardegna. Qui sembrava forse un doppio tocco con il Bagher e poi Sanna che si era autocolpita sul volto, sorvola il numero 23, mette giù il punto della più 10, 18 a 8. Star Rock chiama il timeout, non rispondi. Nuovamente in diretta, 19-8, Star Rock a 6 punti. La vittoria della partita, la vittoria del titolo. Femminile, ma c'è ancora da giocare. Ha chiamato il tenuto da Silvio Pellico, che vuole vendere cara la pelle in una gara che si è fatta più che mai complicata. Qui c'è il tocco dell'asticella, poi la palla che termina ogni caso fuori e arriva il nono punto della Silvio Pellico. Montagna però da scalare per la Tilda Marras e compagni, 10 punti da recuperare in questo secondo set. Il tentativo di Marras in tuffo Foscarini, poi Betti Bagher all'indietro, deve andare Balizai, palla alzata per il tentativo centrale di Sanna, sceglie il pallonetto, si salva San Rocco, Sanna adesso la palleggiatrice per il tentativo di Uras, Foscarini riesce a salvarsi ancora San Rocco senza costruire però l'attacco, altro tentativo offensivo allora con Niedu, Betti in difesa, altra palla alzata, Betti costretta ad andare ancora con un Bagher. Adesso insiste, forcing offensivo
della Silvio Pellico, riesce adesso a rispondere con un tentativo di schiacciata Betti, ci prova dall'altra parte Niedu, nulla da fare, Aversano prova a mettere giù, un altro punto per la numero 6 protagonista con i suoi servizi anche nel finale di primo set, e adesso scopre il corner alla battuta. Qui traiettoria velenosa, riesce a salvarsi la Silvio Pellico, poi Bagger che rimane pronto dall'altra parte, attacca Niedu sulla rete, 21-9. Altra traiettoria velenosa, altro ace di Sofia Versano, si conferma la migliore di questa partita. Altro ace, no, salva la Silvio Pellico, Sanna Bagger. Betti, poi palla alzata nuovamente per Betti che la schiaccia, si salva ancora la formazione sassarese. Niedu, 23-9, due punti di distanza al titolo per San Rocco. Ancora con Sofia Versano, una più time out la Silvio Pellico. Versano va a lunga, la lascia scorrere Chessa. 23-10, Silvio Pellico con praticamente zero margini di errore adesso. Eleonora ora sta al servizio. Con potenza Versano, Tanda, si prova Foscarini, poi Chessa, Tanda solo con un bagger dall'altra parte, Betti, Tanda. Nuovamente Betti, Murata, poi la toccata balizzata, la compagna, altro punto per Silvio Pellico, 23-11. Prova a rinviare, destino che sembra scritto da Silvio Pellico, lotta fino alla fine. Fino all'ultimo pallone la formazione sassarese qui con Sanna. Sanna riesce Fuzioni a salvare, 23-12, 11 punti. Non si fida Mario Basso che chiama un timeout nonostante comunque il margine sia importante. Momento decisivo del set, due punti separano San Rocco dal titolo, 11 invece separano la Silvio Pellico dalle avversarie, ma ci prova comunque la formazione sassarese a rientrare. Betti qui, tentativo di schiacciata salvato, poi Secchi attacca dalla seconda linea, Betti in difesa, poi può provare ad attaccare, Chessa qui palleggia per Sanna, pericolosa quando può. Rientra sul meno 10 la Silvio Pellico, anche questo per la non è finita. Un'ora ora sta al servizio. Yeah.
23-14. Sulle gambe adesso San Rock, che vede vicino alla linea del traguardo ma non riesce più a mettere giù i punti che servirebbero. Qui Tanda, Foscarini, l'attacco tra la Silvio Pellico, non vuole assolutamente concedere vita facile all'avversario. Betty Murata, 23-15, sogna la rimonta la Silvio Pellico, chiama un altro time out Mario Bassi. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. A 0 di parziale per la Silvio Pellico, sta provando a ricucire un svantaggio, sembrava quasi recuperabile. Qui Sanna, altro punto messo giù da Sanna, 23-16. Eleonora Ures al servizio, 7-0 di parziale per la Silvio Pellico. La rimonta clamorosa, formazione sassarese. Carini, Tanda, palazzata per Betty, stavolta sceglie il pallonetto! 24-16, riporta il servizio alla metà campo, soprattutto porta a casa il primo match point a disposizione. Otto match point a disposizione per San Rocco, per strappare il biglietto per le fasi nazionali. Tanda al servizio, ehi, di soffia Tanda, San Rocco vince 25-16, secondo secco, vince 2-0 la partita, vince il triangolare oristano e campione regionale under 14 femminile, tra le lacrime di gioia delle ragazze allenate da Mario Bascio. Applausi comunque anche a una Silvio Pellico 3P dura a morire in questo secondo set, applausi anche per un Ariete Oristano che ha giocato le due precedenti partite, che ci hanno regalato un bellissimo pomeriggio di volley, una diretta iniziata alle 15 e che si chiude adesso qui da Oristano, da Roberto Carta è tutto, io ringrazio Francesca Sin, l'appuntamento con il volley è sempre su Diretta Sport.